di Scarantino, che è imputato del reato di calunnia, danno aggravata nei danno di Profeta, di Gaetano Scotto, La Mattina, Murana, Uzzo, Vernengo e Gambino Natale. Sono queste le calunnie, diciamo, residue, quelle che hanno sopravvissuto all'usura del tempo, al tempo al termine della prescrizione. Perché l'elenco delle calunnie commesse da Scarantino è ben più lungo. Riguarda altri personaggi: Tommaselli, Pietro Scotto, Orofino, Peppe Calascibetta, Gambino Antonino. Tutti questi personaggi che sono stati o assolti o condannati a pene temporanee, quindi non all'ergastolo, per i quali quindi la calunnia si è già prescritta. Residono queste sulle quali dobbiamo concentrare oggi la nostra attenzione. E allora, per il reato di calunnia, voi sapete, l'elemento materiale consiste nell'aver ingiustamente e consapevolmente indicato una persona responsabile di un reato, nella consapevolezza della falsità della dichiarazione. Ora, nel corso del processo noi abbiamo, penso, dimostrato, il collega si è intrattenuto puntualmente sulla ricostruzione delle dichiarazioni di Spatuzza e Tranchina e sui riscontri acquisiti. Dicevo, abbiamo acquisito un elemento forte che ricostruisce la dinamica della strage, una parte della dinamica della fase organizzativa ed esecutiva della strage di Via D'Amelio, in modo totalmente diverso da quello a suo tempo illustrato da Scarantino. Una ricostruzione che è alternativa a quella offerta da Scarantino. Non ci sono possibilità di dubbi, di sovrapposizioni, di falsi comunicanti. Sono due ricostruzioni assolutamente alternative. E abbiamo spiegato per quale motivo riteniamo fondata la ricostruzione operata da Spatuzza e perché riteniamo fantasioso l'intero racconto, l'intero prodotto raffinato del racconto di Scarantino. Abbiamo dunque provato la totale estraneità di Scarantino al furto della Fiat 126. Quella macchina non venne mai ricoverata presso il magazzino di Tommaselli, non venne mai portata presso la carrozzeria di Orofino, non venne in quella carrozzeria imbottita di esplosivo e tantomeno venne poi consegnata alla Scarantino il giorno dopo al Tinirello e al Tagliavia. Quindi su questo punto riteniamo che la ritrattazione operata da Scarantino, tardiva, perché ben lontana nel tempo dall'accertamento dei fatti, sia comunque certamente attendibile. E certamente attendibile, ci pare, alla luce delle evidenze del processo, la ritrattazione che riguarda la famosa riunione presso Villa Villa di Calascibetta, riunione che si sarebbe tenuta, secondo il suo racconto, la presenza di Rina, di Biondino e tanti altri, tra costoro alcune delle parti offese. Lo sottolineo perché questa ritrattazione, che sostanzialmente analoga a quella fatta nel 2008-2009 da Scarantino, Scarantino la fece anche nel 98, davanti ai giudici del processo Borsellino 1, appello, e anche presso, dinanzi alla Corte d'Assise di primo grado del Borsellino bis. Ma quella ritrattazione non venne ritenuta convincente da quei giudici, al punto che le numerose sentenze di condanna che vennero irrogate nonostante la ritrattazione per lo Scarantino. Abbiamo un valore aggiunto in questo processo, è chiaro, abbiamo un elemento in più rispetto agli elementi che avevano a disposizione quei giudici. E allora
passiamo ad analizzare le dichiarazioni dello Scarantino e capire come Scarantino si difende, perché l'abbiamo discusso più volte, tecnicamente non lo possiamo definire un reo confesso. Scarantino ammette di avere raccontato il falso, ma aggiunge, anche in un progredire abbastanza stucchevole di dichiarazioni, ma comunque sia il concetto che adombra è chiaro, quelle dichiarazioni lui le ha rese, dice, perché minacciato. La minaccia utilizzata per indurlo a rendere dichiarazioni contro se stesso e contro gli altri. Con le minacce continue, reiterate, sarebbe stato convinto a far rientrare ogni conflitto di coscienza. Dice, più che inutile, era impossibile che io protestassi la mia innocenza. E dobbiamo dirgli che, dobbiamo rassegnare, ma già lo sapete, che quando alla fine ci provò, o quantomeno quando alla fine questa innocenza lui protestò dinanzi ai giudici, non fu creduto, come ho già detto. Anzi, fu addirittura condannato per calunnia, la sentenza è stata prodotta, una calunnia e una condanna a 8 anni in abbreviato, per calunnia nei confronti di Andriotta, del dottor La Barbera e del dottor Bo, oltre che per aver calunniato i magistrati che si erano, diciamo, rifiutati, accusati di essersi rifiutati di prendere atto della sua volontà di ritrattare. Nei confronti di Andriotta fu anche condannato in sede civile a risarcire i danni. Dice Scarantino, quelle minacce sarebbero state oltretutto proferite a lui rivolte approfittando di uno stato di minorata difesa, in quanto ciò sarebbe avvenuto inizialmente quando era detenuto e sfibrato dal regime del carcere duro, il quale palesemente era particolarmente insofferente, ha raccontato poi degli episodi che non sono riscontrati, ma dunque di una serie di soprusi che avrebbe subito in carcere, che l'avrebbero ulteriormente reso permeabile a queste minacce, che sarebbero state ricevute prima dagli agenti di custodia e poi dal gruppo, dagli uomini diretti dal dottor La Barbera. Allora, noi prendiamo atto che questa è la linea difensiva e dunque che l'onere che ci accolliamo è senz'altro più gravoso, perché non possiamo certo cullarci sulla raggiunta prova della falsità delle sue dichiarazioni. Aleggia, dietro tale prospettazione, addirittura il richiamo a una delle cause di giustificazione che il nostro codice prevede, lo stato di necessità, e quindi dobbiamo farci carico di verificare se si determinò lui liberamente a riferire quelle circostanze o se vi fu costretto, fino a che punto la sua libertà di autodeterminazione venne limitata, conculcata, e quale fu esattamente il pericolo prospettatogli. E anche se non ricorressero gli elementi, anche se non ricorressero i presupposti per l'applicazione della scriminante, dello stato di necessità, dovremmo pur sempre domandarci, ma quei fatti che narra sono veri in tutto o in parte? Perché questo avrebbe senz'altro una refluenza sull'elemento soggettivo del reato. Per stabilire esattamente il grado di colpevolezza di costui, dovremmo comunque sia verificare se pressioni ci furono e che intensità ebbero, se furono reiterate e fino a che punto si spinsero. Dunque, per fare questo dobbiamo naturalmente immergerci nel racconto
assai spinoso, abbastanza sincopato dello scalantino, e verificarne la fondatezza. Rivisitare tutte quelle varie fasi della sua claudicante collaborazione che ufficialmente iniziò il 24 giugno del 1994 a Pianosa. Collaborazione che sappiamo contrassegnata tra l'altro da ripetuti tentativi di ritrattazione sia dentro che fuori dal processo, in gran parte abortiti, ma da una ritrattazione che poi egli fece proprio dinanzi ai giudici, ne ho parlato poc'anzi, e che non sortì un grande effetto, come ho già anticipato. Dalla ulteriore conversione improvvisa che lo riportò a ritrattare la ritrattazione nel 2002, e quindi a iniziare una nuova fase di collaborazione, poi per il momento interrotta a seguito delle contestazioni che gli vennero fatte dopo che Spatuzza iniziò a collaborare. Però prima ancora di arrivare alla fase della collaborazione, che ripeto, data al giugno del 94, dobbiamo fermarci a riflettere su alcune non poche anomalie che ebbero a registrarsi fino a quella data. Le registriamo, badate bene, perché riteniamo che possano influire sul giudizio di colpevolezza di Scarantino. Noi intendiamo in questa sede fare processi a nessuno, tantomeno a chi è venuto e ha svolto le funzioni di giudice o di pubblico ministero nei processi Borsellino 1 e Borsellino bis, non abbiamo patenti di elezioni da dare a nessuno. E sappiamo quanto sia difficile spesso giudicare ed essere giudicati poi col senno del poi. Ma una cosa, non possiamo sottrarci ad alcune valutazioni che diventano doverose laddove quelle valutazioni, quelle anomalie, possono influire. Possono essere richiamate dalla difesa oggi di Scarantino a influire sul giudizio di responsabilità che è correlato al capo di imputazione, all'imputazione che gli è stata contestata. E quindi questo facciamo, seguendo la naturale scansione diacronica, perché quei e questo processo hanno sollevato un'enorme quantità di interrogativi. Assai meno sono le certezze, e ci saranno nuove indagini che dovremo sviluppare, che dovranno chiarire questi ed altri aspetti che sono rimasti oscuri. Ma noi riteniamo che da una domanda oggi si debba partire, proprio alla luce di quella che è la linea difensiva che l'imputato ha scelto. E cioè, noi non possiamo trascurare un fatto che anche statisticamente credo non abbia precedenti, e che cioè nello stesso processo tre persone innocenti hanno dichiarato e si sono autocalunniate ed hanno calunniato. Nello stesso processo, della rilevanza che ben sappiamo, tre persone, tre cittadini, hanno deciso di autoaccusarsi del furto di una macchina che era stata utilizzata per una strage, con tutte le conseguenze che sappiamo, perché un conto è accusarsi di un furto, magari per far piacere, per far fronte agli interessi di un familiare, per salvare un familiare, un conto è ad accusarsi del furto di una macchina utilizzata per una strage, che significa accollarsi il rischio di vedersi imputato di strage con le conseguenze che sappiamo. E allora dobbiamo capire che cosa è accaduto, e non è sufficiente leggere e prendere le dichiarazioni di Scarantino in blocco e analizzarle in controluce. Dobbiamo
prendere il usare il grandangolo e allargare la prospettiva. Perché? Perché molti fatti accadono prima e sono sicuramente connessi alle vicende che riguardano Scarantino. Sono vicende magari trascurabili in altri contesti, ma che non possono essere consegnate al silenzio in un processo in cui, ripeto, tre soggetti decisero di autoaccusarsi di quel furto, fingendosi a conoscenza di circostanze di cui nulla sapevano. E accusando le stesse, in parte le stesse persone, del tutto innocenti, di quei, per, assolutamente estranee a quei fatti. E il primo, la prima vicenda che in ordine cronologico ci viene in mente di sottolineare riguarda Candula Salvatore, perché fu insieme a Valenti Luciano il primo a chiamare in correità lo Scarantino. Allora, sappiamo che è stato giudicato separatamente, condannato in primo e secondo grado, assolto in Cassazione per una vicenda per carenza, diciamo, dell'elemento soggettivo. La cosa non ci interessa sotto il profilo, diciamo, delle dinamiche interne a questo processo, ci interessa sapere che cosa disse Candura e quale fu il trattamento che gli fu riservato. Candura si collega a Scarantino ancor più di quanto si colleghi Andreotta. Tutto, la fonte primigenia, diciamo, di quello che abbiamo detto essere un depistaggio, è proprio Candura, estraneo al furto 226, che chiama in causa Scarantino. Del tutto strani i fatti, che dopo 2 anni dirà di essere in realtà responsabile del furto e partecipi alla strage, e dirà che Candura aveva detto la verità, confermando, lo sapete ormai, la veridicità di quanto già detto da falsamente da Andreotta. Io ho citato i tre personaggi, in realtà ce n'è un quarto che almeno però, diciamo, entra in veste di testimone, non, diciamo, direttamente coinvolto nella vicenda, che riprende e che adatta alle sue esigenze, diciamo, processuali. Quindi una sorta di catena detonante per simpatia, che poi appunto attraversa un ulteriore anello, che è quello rappresentato da Valenti Luciano, che è entrato e uscito da quella scena come attraverso una porta girevole. Ce ne saremmo scordati addirittura se poi il nome di Valenti non fosse rientrato fra le tante lucubrazioni sia di Scarantino che di Andreotti, perché Valenti, che come sapete è, diciamo, la persona che ha oltretutto sconta un deficit mentale e che viene implicato in questa storia dal Candura, falsamente, dichiara a un certo punto di essere estraneo ai fatti, e Candura dice effettivamente: gli ho addossato io la responsabilità del furto, in realtà l'autore del furto sono io. Ora, da questo a capire come Scarantino e Andreotta possano inserire Valenti come soggetto responsabile del furto è una delle tante cose incomprensibili di cui naturalmente parleremo in prosieguo di tempo. Intanto bastava qui averla accennata per introdurre il discorso che fa sfondo alla calunnia.
Questa pista, la pista Gandura, in realtà era nata secondo quello che era un approccio fisiologico e anche, diciamo, naturale delle indagini. Le indagini si erano dirette verso Gandura. Perché? Perché c'era stata un'attività di indagine investigativa pura e attraverso delle intercettazioni che venivano eseguite sull'utenza telefonico in uso alla proprietaria della macchina, la signora Valenti, veniva captata una conversazione nel corso della quale la donna, parlando con la cognata, esprime alcuni dei forti dubbi, anzi i suoi forti sospetti su Candura, che aveva incaricato di al quale aveva dato l'incarico di ricercare la macchina che gli era stata rubata. I poliziotti, giustamente e correttamente, la squadra mobile si mette, coltiva la pista Candura e a volte il caso succede che nel corso delle intercettazioni raggiungono degli elementi, acquisiscono degli elementi che provano una violenza carnale commessa dal Candura e dal Valenti, e per questo si arriva all'arresto di questi due. L'arresto viene naturalmente utilizzato come strumento anche per cercare di arrivare subito a comprendere se Candura e il Valenti, il Candura soprattutto, sia soggetto implicato in questa vicenda. E da lì nasce quello che sappiamo essere il primo gradino di quello che abbiamo detto essere un depistaggio. Perché? Perché a Candura viene inizialmente e informalmente strappato il nome di Scarantino. Ora, ci sarà una sorta di transfert, perché inizialmente il Candura poi convincerà Valenti ad accusarsi di questo furto, la cosa poi rientrerà, ma intanto il messaggio è partito e la macchina ormai diventa inarrestabile. Perché Candura? Perché si arriva a Candura, l'abbiamo detto, ma perché su Candura si può far leva? Candura è un soggetto che vive di piccoli reati, un balordo di periferia, che si arrabatta e che commette reati di vario tipo. Ora, oltre ad essersi interessato, come sapete, della vicenda che riguardava il furto della Valenti, e quindi oltre ad essere andato in giro per la Guadagna a chiedere notizie su dove e chi avesse, se era possibile che la donna ritornasse in possesso della sua vettura, il Candura si era reso responsabile di un reato di violenza carnale ed era altresì responsabile di una rapina che era stata commessa ai danni di una gioielleria di Palermo. E quindi era un soggetto particolarmente debole e ricattabile. Era ricattabile perché sapeva di essere, diciamo, nel mirino della polizia e sapeva di essere nel mirino dei mafiosi, proprio per quell'interessamento della macchina che poteva non essere stato gradito. E di questo ne prova, ad esempio, che voi potete trarre dalla lettura della sentenza del Borsellino 1 con riguardo all'intercettazione effettuata nell'ottobre del 92 nel negozio di decorazione del nipote di Profeta, dove si parla proprio dell'interessamento per quella vettura che era stata cercata nella zona del Monte Pellegrino. Questa era una dichiarazione che aveva fatto la signora Valenti e che ancora non era ostensibile. Non era ostensibile, dunque Cosa Nostra, ovviamente, e gli occhi di Cosa Nostra nei quartieri sono diffusi, cercavano di acquisire notizie, di avere notizie su questo Candura, questi soggetti che avevano comunque cercato
avuto di apprendere notizie del furto del furto della vettura. E quindi possiamo dire che la vita per una persona, la vita in carcere per una persona che è accusata di violenza carnale non è, è più difficile che per l'altra che per la popolazione detenuta. Le difficoltà aumentano e questo Candura lo sa bene e a quanto pare non dimenticano di ricordarglielo nel corso dei colloqui che si svolgono informalmente in commissariato. Dunque, che cosa accomuna Candura a Scalantino? Come Scalantino, Candura viene inizialmente contattato attraverso colloqui investigativi, quindi attraverso contatti che sono ibridi e che si svolgono tra il gruppo inquirente diretto dalla Barbera e il detenuto, a cui poi segue inevitabilmente, come nel gioco delle parti che si sviluppa con Scalantino, una serie di blandizie, di pressioni, anche spesso e solamente con mascherate conforme di domande insistenti e suggestive. A questo si aggiunge la vicenda che riguarda, per quanto riguarda Candura, tale Pichetti. Pichetti è una sorta di agente provocatore che viene messo nella stessa cella con Candura e Valenti del carcere di Bergamo, col compito al quale viene assegnato il compito di acquisire notizie o comunque di stimolare il colloquio all'interno della cella che è stata microfonata. È questo lo stesso destino che toccherà poi, come vedremo, a Scalantino con la vicenda che riguarda Pipino. Quindi il rapporto parte malato, perché parte attraverso una serie di contatti informali che si svolgono all'interno prima degli uffici di polizia e poi attraverso questo strano intervento di un soggetto che viene utilizzato come agente provocatore all'interno del carcere. Ma ci sono ancora altre anomalie che dobbiamo segnalare in quei primi momenti delle indagini. Queste indagini si sviluppano e nel momento in cui ancora non c'è una pista chiara, nel momento in cui ancora in realtà gli inquirenti non hanno ancora scelto e compreso quale sia la pista da seguire, viene redatta da parte del SISDE una nota informativa di cui abbiamo acquisito copia, nella quale si fa riferimento al luogo in cui sarebbe stata detenuta, custodita la Fiat 126, la macchina utilizzata come autobomba. Questa è una nota, diciamo, adespota, nel senso che nessuno ne ha rivendicato la paternità, anche se sappiamo che è riferibile al centro SISDE di Palermo. Il capo centro SISDE di Palermo del tempo, colonnello Ruggeri, ha detto che lui non ricorda la nota e che comunque sia quella nota che loro al SISDE non avevano particolari contatti con la squadra mobile, quindi era assai difficile che una notizia del genere, come era scritto nella nota, potesse essere stata acquisita presso ambienti della squadra mobile. E siamo nell'agosto del 92, le indagini non hanno preso ancora un indirizzo preciso, quella nota induce a una domanda che ancora non trova risposta. A che cosa si riferisce quella nota? A quale fonte? Chi avevano, come gli inquirenti del tempo avevano acquisito quella
quella informazione. Di questo prendiamo in memoria, ne parleremo successivamente. Vi ricordo anche un'ulteriore nota SISDE, questa data da 10 ottobre 92, che è una sorta di radiografia di tutta la famiglia Scarantino. In realtà, ci dice il testo di Finocchiaro, disse a suo tempo il dottor Finocchiaro, poi ne ha parlato anche il dottor Contrada, che questa nota fu richiesta dal dottor Tinebra al centro SISDE di Palermo. Il dottor Tinebra riteneva che gli inquirenti del tempo di Caltanissetta non avessero particolari conoscenze del territorio, delle vicende palermitane, quindi si rivolse inizialmente al dottor Contrada chiedendogli una sorta di aiuto, di assistenza sotto il profilo informativo. Il dottor Contrada ha detto che questa nota lui è a conoscenza, ma che è in realtà riferibile al centro SISDE di Palermo, non contiene grossi elementi, se non il fatto di sottolineare in tutto, in particolar modo, la posizione della famiglia Scarantino. Scarantino a quel tempo era stato già arrestato, di evidenziare in particolare la figura del cognato di Scarantino, quindi di profeta Salvatore, che era un uomo della famiglia di Santa Maria del Gesù, e di indicare tutta una serie di parentele alla lontana che addirittura riconducevano in qualche modo lo Scarantino addirittura ai Madonia, attraverso una cugina paterna coniugata con un tale Lauricella, figlio di Madonia Rosario, figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo di Madonia Francesco, il capo della famiglia di Resultana, del mandamento di Resultana. Diciamo un po' spinta come nota, però insomma cercava in tutti i modi di indicare col vettore la vicinanza di Scarantino all'ambiente mafioso. Sempre all'ottobre del 92 risale un'altra vicenda che vale la pena sottolineare e ricordare, che riguarda l'altro, diciamo, chiamiamolo agente provocatore utilizzato. Abbiamo parlato di Pichetti ad agosto con il Candura, a ottobre Scarantino è già detenuto, viene arrestato il 26 settembre, dopo l'interrogatorio di garanzia viene trasferito a Venezia e nel carcere di Venezia si trova in compagnia di tale Vincenzo Pipino. La intercettazione, la cella è anche qui microfonata, e quindi le intercettazioni sono state acquisite, sono state anche depositate, le avete in atti, riguardano il periodo che va dal 5 al 14 ottobre del 92. In verità non ci fu nessun particolare elemento, non venne acquisito nessun particolare elemento a carico di Scarantino, tant'è che poi quella famosa intercettazione venne utilizzata dai difensori nel processo, credo Borsellino 1, per sostenere proprio come lo Scarantino non avesse idea di dove si trovasse la carrozzeria di Orofino. Quindi quella intercettazione, partiamo col dire che non hanno avuto nessuna influenza sulla posizione di Scarantino, anzi. E allora perché vale la pena parlare di questa vicenda? Innanzitutto perché vedremo di qui a poco che dietro quel servizio di intercettazione vi fu un intenso lavorio ad opera del dottor La Barbera, che, lo rammentiamo, era stato dirigente della squadra mobile di Venezia e quindi nel capoluogo veneto era di casa e sapeva come destreggiarsi. Faccio un passo indietro. Gli stessi giudici del Borsellino 1 avevano sottolineato quei colloqui all'interno della cella e non gli era sfuggito come in realtà questo Pipino non potesse essere altro che un confidente della polizia, perché scrivono: è soltanto Pipino a parlare, mentre il suo interlocutore, cioè lo Scarantino, non proferisce parola o accenna solamente qualche frase, il più delle volte incomprensibile.
è chiaro e tradisce all'evidenza che il Pipino è un confidente della polizia che era stato collocato nella stessa cella dello Scarantino allo scopo di provocarne e raccoglierne le confidenze. Ora, è lecito domandarsi come e quale fosse l'incarico che era stato assegnato al Pipino. In realtà noi di qualcosa di più la veniamo a sapere 20 anni dopo. Perché? Perché il professor Guidotto contatta nel corso del 2010 il procuratore della Repubblica di Caltanissetta e gli segnala di aver appreso da un giornalista del Gazzettino di Venezia, tale Vianese Maurizio, le confidenze fatte a quest'ultimo proprio da questo pregiudicato veneziano, Vincenzo Pipino, a proposito della sua collocazione nel carcere di Venezia, nella stessa cella di Scarantino. Noi abbiamo sentito nel corso del processo sia prima il Guidotto sia il Vianese che quest'ultimo aveva un rapporto, diciamo, di natura professionale, aveva intrecciato col Pipino un rapporto di natura professionale, in quanto questo Pipino aveva intenzione di scrivere un libro e quindi si era rivolto a lui per avere dei suggerimenti. Questo Pipino più volte gli parlò di questa circostanza e lui si incuriosì allorché seppe, venne a sapere della collaborazione di Spatuzza. In breve, che cosa gli racconta Pipino? Di essere stato contattato mentre era nel carcere di Regina Coeli, di essere stato contattato dal dottor La Barbera, che lui conosceva perché lo aveva più volte arrestato in passato, gli aveva dato un incarico di andare, gli aveva detto che sarebbe stato trasferito presso il carcere di Venezia, sarebbe stato messo nella stessa cella di questo Scarantino e che quindi avrebbe dovuto farlo parlare per vedere se diceva, se questi avesse o meno potuto confessare la sua responsabilità nella vicenda. Ora, dice il Vianese che questa è una versione che veniva più volte colorita dal Pipino, che cambiava spesso la versione. Comunque, diciamo, il nucleo sostanziale di questa confidenza era questo. Non si capiva quale fosse la ragione che aveva spinto il Pipino ad accettare questo incarico, anche se a volte lo stesso Pipino disse che la Barbera gli aveva promesso oltre la cifra di 150 milioni, ma non sempre confermava questo dato, anzi a volte raccontava altre causali. Ora, un primo riscontro, dell'unico riscontro che abbiamo trovato a questa circostanza, è dato dal fatto che effettivamente Pipino risulta essere detenuto nel corso del 92 a Regina Coeli, trasferito dal 3 ottobre del 92 al 13 ottobre del 92 nel carcere di Venezia. Quindi, e risulta essere effettivamente stato ristretto nella stessa cella, in quel periodo, nella stessa cella di Scarantino. Noi l'abbiamo esaminato nel corso dell'udienza del 24 ottobre del 2013, ha sostanzialmente in generale confermato il racconto fatto da Vianese, ha parlato di questo incontro con la Barbera nel carcere di Regina Coeli, ha detto che questi prima blandendolo, prima dicendogli che si sarebbe interessato per fargli avere la libertà, per risolvere la sua vicenda giudiziaria, poi di fronte alla sua insistenza, minacciandoli, ricordandogli che lui era stato, diciamo, presente o quantomeno intercettato con una persona che era stata poi uccisa, quando l'hanno ucciso disse hanno trovato sul display del suo cellulare il mio numero di telefono, quindi facendo leva su questo punto riuscì a convincerlo alla fine ad accettare questo incarico, che disse era quello di far parlare in carcere lo Scarantino. Ma come e dove? Non conferma l'indicazione inizialmente che aveva data nel corso delle indagini, che cioè
L'incarico era quello di farlo parlare fuori dalla cella. Ma dice che sostanzialmente lui ci parlò sia dentro che fuori, ma alla fine il risultato fu sempre lo stesso, quello della strage non sapeva niente, era disperato. Ora, questo racconto di Pipino è innanzitutto contrassegnato dal fatto che Pipino mette le mani avanti, nel senso che non ha nessuna intenzione di passare la storia come la spia di La Barbera, quindi la prima cosa che dice... Io la prima cosa che ho fatto appena sono entrato in cella, ho detto a Scarantino: guarda che la cella è microfonata, stai attento a non parlare. Sinceramente dobbiamo rifarci a un dato obiettivo, il dato obiettivo sono le intercettazioni. Se leggete le intercettazioni, dalle intercettazioni traspare evidente l'intenzione di Pipino di far parlare in tutti i modi lo Scarantino, in tutti i modi cerca di sollecitarlo sul punto, sulla sua sul suo eventuale coinvolgimento nel furto di questa macchina. Gli dice anche: guarda, in fin dei conti, se ti accolli il furto ti posso dare, se dici che sei stato tu, ti posso dare la ricettazione, non ti possono certo coinvolgere nel reato di strage. Quindi l'impressione che si ricava dal per tabulas, cioè dall'elemento oggettivo che abbiamo dalla lettura delle conversazioni, è che lui abbia effettivamente espletato un incarico di agente provocatore, abbia tentato in tutti i modi di farlo parlare e quello abbia risposto picche, sostanzialmente. Dice due cose che non hanno riscontro. Dice di essere stato addirittura lui a staccare le intercettazioni, la microspia, cosa che non è vera perché il servizio durerà e durerà fino a quando Pipino non tornerà a Roma, quindi non è vero che egli si sia fatto carico di togliere le microspie dalla cella, e non è neanche detto che Pipino dica la verità, nel senso che è vero che ebbe a riferire a Scarantino che nella cella c'erano le microspie, perché lo dice anche lo Scarantino, che lo conferma nel corso dell'esame, ma è anche vero che questo potrebbe essere stato un modo per entrare in confidenza, per poter appunto acquisire la sua fiducia e poi per farlo parlare laddove asseritamente La Barbera voleva che parlassero, cioè lontani dai microfoni. Allora, non possiamo ricavare certezze e quindi restiamo a quello che è il dato oggettivo. Una serie di conversazioni nel corso delle quali uno cerca di farlo parlare e l'altro si capisce che non risponde a questo atteggiamento provocatorio. E la conferma che per quegli inquirenti questo strumento di lavoro era usuale, e cioè utilizzare l'agente provocatore per acquisire un elemento di prova era uno standard sul quale contare. Era successo con Pichetti, e se leggete le conversazioni in carcere che riguardano i colloqui fra Pichetti e Candura, leggerete che Pichetti aveva la stessa funzione e sollecitava nello stesso modo, così come Pipino sollecitava Scarantino, sollecitava nello stesso modo il Candura a parlare, dicendogli: guarda che anche se tu avessi fatto una cosa del genere, in fin dei conti sarebbe una ricettazione, non sarebbe poi tutto questo pandemonio. Possiamo dire che non è usuale. Non per fare adesso i moralisti, l'utilizzo dell'agente provocatore, l'utilizzo del confidente è cosa vecchia quanto le forze di polizia. Nascono con l'utilizzo dei confidenti e nessuno si scandalizza di questo. È uno strumento che è previsto perfino dal codice penale e dal codice di procedura penale. Quindi non ha alcuna rifluenza sul giudizio che si dà nel corso delle indagini, è normale. Il problema è che qui non siamo in corso di indagine, qui siamo
in una fase in cui il confidente deve cedere a uno strumento della prova che deve essere, diciamo, trasparente. Cosa accade se viene utilizzato nel corso delle indagini un confidente? Che chi utilizza il confidente diventa a quel punto una sorta di dominus delle informazioni, che può giostrare e può utilizzare come e quando vuole. E se, come dicevo di prima, questo era l'incarico di far parlare anche lontano dai microfoni lo scalantino e poi riferire alla barbera, questo effettivamente sicuramente sarebbe un atteggiamento censurabile. Non c'è la prova, non c'è neanche la prova, devo dire, perché questi sono accertamenti che abbiamo fatto ma che sono stati completamente negativi. Non c'è la prova che il dottor La Barbera si sia recato nel carcere di Regina Coeli, non c'è la prova che si sia recato nel carcere di Venezia, o meglio, nel carcere di Venezia si reca il giorno 21 ottobre, allorché Scalantino viene interrogato, ma a quella data Pipino non c'è già più. Quindi non può essere quella la data a cui si riferisce Pipino quando dice che ha parlato con La Barbera. Il tempo trascorso non ci consente di fare ragionamenti astratti. Cioè, non posso cercare un documento dopo 25 anni e non trovarlo non ci può portare alla conclusione che quel documento è stato occultato, perché fa parte del normale circolare di sulla tenuta degli atti d'archivio, che dopo un tot numero di anni, 10 anni, questi atti debbano essere mandati al macero. Quindi il fatto di non averlo trovato non ha di per sé, non può essere interpretato né in un modo né nell'altro. Rimane il dato oggettivo che comunque sia teniamo in considerazione anche alla luce di quello che poi vi ha riferito il dottor Luciani, e cioè la compresenza nello stesso tronchetto del carcere di Busto Arsizio di Scalantino ed Andreotti. Dopo la vicenda di Pipino, siamo all'ottobre del 92, si susseguono una serie di interrogatori nel corso dei quali lo Scalantino nega sempre qualsiasi responsabilità, e l'unico fatto che merita di essere sottolineato è una nuova ordinanza di custodia cautelare che lo raggiunge a dicembre del 92. Per vicende che riguardano il traffico di droghe, sulla base delle dichiarazioni di Marino Mannoia e di un altro soggetto che si chiama Augello, che è stato indicato come soggetto particolare, altro soggetto confidente, ex o comunque sia confidente della dottor La Barbera. Questa posizione di Scalantino sappiamo si aggrava e porterà poi a una condanna a 9 anni di reclusione. A settembre, naturalmente, inizia la collaborazione di Andreotta. Il 23 novembre Scalantino viene condannato in primo grado con il fratello a 9 anni per traffico di sostanze stupefacenti, e iniziano da quella data in poi una serie di colloqui investigativi. Il primo è il 20 dicembre del 93 con il dottor Bo, e l'altro il 2 giorni dopo, il 22 dicembre, con il dottor La Barbera. Ora,
Segnalo, mi limito a segnalare il particolare e poi il discorso lo riprenderemo, però intanto teniamo a bada questa scansione temporale. 23 novembre la sentenza di condanna per Scarantino a 9 anni. 20 dicembre e 22 dicembre colloqui investigativi in carcere con Scarantino. 23 dicembre richiesta di colloquio investigativo con Andreotta. Ossia, tornati da Pianosa, dopo il colloquio investigativo con Scarantino, si chiede un colloquio investigativo con Andreotta, che già collabora. Ora, se già collabora, il colloquio investigativo è uno strumento che possiamo definire improprio, nel senso che lo strumento di contatto con l'autorità, con chi procede alle indagini, è l'interrogatorio. Mi limito a indicare questo dato, lo riprenderemo quando poi collegheremo la posizione di Scarantino a quella di Andreotta. Il colloquio investigativo con Andreotta avviene, se non sbaglio, il 16 gennaio del 94. Al colloquio investigativo con Andreotta se ne aggiungerà un altro, sempre con Andreotta, nel marzo. Seguono due colloqui investigativi, scusate, segue un colloquio investigativo il 2 febbraio 1994 con Scarantino. Segnalo il 2 febbraio del 1994, segnalo questo colloquio perché? Perché poi noi abbiamo le dichiarazioni che rende il dottor Iuppa e che in pratica confermano peraltro quanto aveva già dichiarato la moglie, la moglie di Scarantino, la signora Basile, e che cioè in data 9 febbraio la signora Basile si era recata presso l'abitazione della famiglia del dottor Borsellino per protestare contro i maltrattamenti che il marito subiva a Pianosa. Ora, abbiamo quindi questo riscontro alle indicazioni che fornisce prima la signora Basile e poi il dottor Iuppa, attraverso questo, se incrociamo questo dato con il colloquio investigativo che si svolge il 2 febbraio. Attenzione, e se poi ricolleghiamo tutto questo a quello che dirà successivamente Scarantino, quando dirà che la sua collaborazione inizia il 26 giugno del 1994, ma in realtà era stata preparata attraverso una serie di colloqui investigativi che si erano svolti in passato.